Sono il professor Michele Dattilio e con questo video ti voglio illustrare come conduco una visita neatologica. Con questa visita valuto la salute dei muscoli del distretto testa-collo insieme a quella dei muscoli trapezi, verifico se le tue articolazioni temporomandibolari lavorano bene e quindi se la tua mandibola funziona regolarmente. E infine se ci sono dei segni all'interno della tua bocca che depongono per un'alterazione funzionale. Dopo un'attenta visita anamnestica per comprendere il tuo stato di salute generale, la visita neatologica inizia mettendoti a tuo agio e spiegandoti tutto quello che stiamo per fare, con il far capire qual è la pressione che io eserciterò sui tuoi muscoli per fare una distinzione tra una sensazione di pressione e quella di dolore vero e proprio. Quindi ti spiegherò che quando sentirai dolore dovrai indicarmi quant'è il tuo dolore e riferirmi se il dolore rimane sotto le mie dita oppure si sposta in altri punti. La palpazione ha inizio dai muscoli temporali, proseguendo con i muscoli masseteri, il muscolo pterigoideo esterno capo superiore, i muscoli digastrici, i muscoli della base del cranio e quelli del collo. In seguito si valutano i muscoli trapezi. A questo punto verifico lo stato di salute del capo inferiore del muscolo pterigoideo interno e successivamente si esegue la palpazione del muscolo sternocleidomastoideo. Uno degli obiettivi della palpazione che si pratica su tutti questi muscoli è quello, come vedete, di verificare se ci sono dei punti particolarmente dolenti che generalmente si associano alla presenza dei cosiddetti trigger points. Questi ultimi hanno la capacità di irradiare il dolore a distanza. Infatti, l'obiettivo di questa visita è anche quello di verificare se è riproducibile l'area del dolore che normalmente avverti come dolente durante la tua quotidianità e la tua vita di relazione. In questo caso particolare è possibile verificare come la mia paziente senta abbastanza dolore e abbia un'irradiazione del dolore stesso che coinvolge tutta la faccia fino al vertice del capo. Procedo con la palpazione dei muscoli all'interno della bocca, verificando anche le condizioni sia della lingua che dell'interno delle guance. E poi si continua con una serie di misurazioni per verificare se l'apertura, il movimento di lateralità destra e sinistra e di protrusiva, ovvero di avanzamento della mandibola, siano nella norma. Termino ascoltando se ci sono rumori articolari e se la posizione della mandibola e del mascellare sono in una posizione funzionale corretta tra di loro oppure no. Una volta fatta la visita anamnestica e quella clinica corredata di palpazione muscolare, in un secondo appuntamento si procede a registrare attraverso dei materiali idonei due o tre posizioni della mandibola per verificare se esiste una posizione terapeutica corretta della mandibola stessa. In definitiva, è come se andassimo a registrare prima, per testarli dopo, tre splint interocclusali che tu conosci con il nome di bite. L'obiettivo di questo confronto strumentale è quello di verificare se una delle posizioni mandibolari che ho registrato possa essere potenzialmente utile per la cura delle tue problematiche muscolari e articolari. Questa procedura rappresenta il cuore del protocollo diagnostico terapeutico che io eseguo dal 1996 e che ho registrato a marchio TÜV Rheinland. Queste che vedi sono le tre cere posteriori e anteriori che abbiamo preso e che serviranno per eseguire gli esami strumentali che ci daranno le informazioni utili per completare la diagnosi e pianificare il trattamento idoneo per toglierti il dolore che ti affligge. A questo punto la paziente viene accompagnata nella stanza dove si eseguono gli esami strumentali, ovvero la pedana posturostabilometrica, la kinesiografia e l'elettromiografia, di cui è responsabile la dottoressa Giulia Falone. Ora che hai visto quello che facciamo, chiama e fissa un appuntamento.